oggi a Come Fatto. Il miele. Consumato nelle celebrazioni religiose e pagane, le sue proprietà curative sono note da secoli e ancora oggi troneggia in tavola. La fibra ottica è la chiave delle comunicazioni elettroniche. Attraverso questa piccola fibra di vetro viaggiano dati e voci. I mattoni non marciscono, non scoloriscono e sono indistruttibili. Ci tengono freschi d'estate e caldi d'inverno, sono un perfetto materiale edile. Ma come si costruisce ciò che costruisce? E l'organo a canne. La complessità della musica prodotta è pari alla sua maestosità e la sua costruzione è un'impresa di ingegneria. Ma prima... viene prodotto da una delle creature più intelligenti e laboriose. La sua micro-società è una delle più elaborate del regno animale. Consumato nelle celebrazioni religiose e pagane, le sue proprietà curative sono note da secoli. Tutto inizia nei campi, dove le api operaie succhiano il nettare dai fiori come il trifoglio e lo immagazzinano nella sacca melaria. Una volta all'alveare, altre api succhiano il nettare, scomponendo gli zuccheri complessi in due più semplici, glucosio e fruttosio. Il nettare viene poi depositato nelle celle dei favi di cera. Per fare evaporare il contenuto d'acqua, le api fanno vento con le ali. Quando il miele diventa denso e appiccicoso, coprono le celle con cera vergine. Qui entra in campo l'apicoltore. Se colte di sorpresa, le api pungono, quindi l'apicoltore diffonde nell'alveare il fumo di aghi di pino bruciati, un segnale olfattivo che indica l'arrivo di estranei. All'interno dell'alveare, dei pannelli di legno contengono i favi. Un alveare può ospitare centinaia di migliaia di api, tutte discendenti dell'ape regina. L'ape regina depone fino a 2000 uova al giorno, creando la forza lavoro necessaria a sfamare e proteggere la colonia. L'apicoltore inganna le api soldato, sostituendo la copertura dell'alveare con un congegno all'aroma di ciliegie. Non sopportandone l'odore, le api volano nella parte bassa dell'alveare. Usando sempre l'affumicatore, l'apicoltore rimuove l'uscita di sicurezza delle api. Ora può estrarre i favi. In fabbrica, i favi vengono inseriti in un macchinario per rimuovere la cera. I tappi delle celle contenenti il miele vengono tagliati via. Il resto si toglie a mano. Le cornici vengono poi inserite in un altro macchinario per l'estrazione del miele. I favi vengono fatti ruotare velocemente per far uscire il miele che verrà poi filtrato per eliminare eventuali pezzi di cera. Il miele ora è pronto per essere imbottigliato. Alcuni alveari contengono telai più piccoli, progettati per produrre miele che non sia estratto dal favo. I telai vengono rimossi e il favo viene poi tagliato da una lama rovente. Così la cera si fonde al miele. Questa cera è commestibile. Il rivestimento in cera d'api andrà a formare candele, cera per mobili e rossetti. Se i produttori hanno più miele liquido di quanto richiesto dal mercato, lo lasciano semplicemente cristallizzare. Torna alla forma liquida solo quando serve, scaldandolo attorno ai 50 gradi. I vasetti sono prima igienizzati e poi riempiti. Un alveare può produrre oltre 3 kg di miele al giorno.
quantità di gran lunga superiore rispetto a quella necessaria alle api. Quel che mangiamo è l'eccedenza. Oggi la produzione di miele è efficiente, ma soprattutto rispettosa della natura. Per secoli l'unico metodo di raccolta implicava l'apicidio. Ma nel 1851 un apicoltore americano trovò il modo di salvare queste creature. Il suo metodo di raccolta con strutture straibili è utilizzato ancora oggi. I ricercatori hanno inventato una plastica che si autoripara. Basta scaldare la parte, ad esempio con un asciugacapelli, e il materiale si aggiusta automaticamente. Questa scoperta risolve un problema a lungo irrisolto, perché quando i componenti si riscaldano e si raffreddano, la plastica si indebolisce. Ogni volta che parliamo al telefono o navighiamo in internet, ciò che diciamo o digitiamo viaggia attraverso fibre di vetro spesse come un capello, le fibre ottiche. Per creare delle fibre ottiche sono necessari larghi tubi di vetro. Vengono messi a bagno nell'acido fluoridrico per rimuovere eventuali residui oleosi. Poi vengono inseriti nell'estremità di un tornio. Iniziano a girare, scaldati da una fiamma a idrogeno e ossigeno. Quando il vetro diventa bianco, è vicino alla temperatura massima. A 2000 gradi i due tubi si fondono. Questo nuovo tubo più lungo viene inserito in un altro tornio. Quando il tubo inizia a ruotare, un insieme di gas chimici viene inserito al suo interno mentre un bruciatore scalda il tutto. I gas contengono in forma liquida silicio, un elemento chimico abbondante in natura, e germanio, agente simile allo stagno, usato come semiconduttore per molti congegni elettronici. Scaldati i gas, si avvia una reazione chimica che produce una fuligine bianca all'interno del tubo, che viene poi fusa creando il nucleo centrale della fibra ottica. Lo stesso tubo di vetro formerà il mantello della fibra. Una volta fusa la fuligine, si aumenta il calore fino a farla trasformare in vetro. Poi il tubo di vetro e il vetro appena creato vengono ammorbiditi dal calore. Il calore crea un doppio strato interno, formando un'asta solida. Ora la struttura interna della fibra ottica è pronta. Ma è ancora solo una grande asta. Il prossimo passo è l'assottigliamento, ottenuto dividendo la parte del tubo senza struttura interna. Poi si inserisce verticalmente nella torre di estrazione, che tirerà fuori la forma finale. Il forno della torre scalda un'estremità della forma iniziale a 2000 gradi. Il vetro si ammorbidisce. La gravità lo attira verso il basso, come miele da un cucchiaino. Usando un pezzo di vetro come peso, il vetro ammorbidito si allunga fino a formare una sottile fibra di vetro. Ora una serie di puleggie misura la tensione nella fibra.
Con un monitor ci si assicura che la fibra abbia il giusto diametro, 125 micrometri, circa un ottavo di millimetro. Poi la fibra passa attraverso lampade UV, che la ricoprono di un rivestimento acrilico per proteggerla da agenti contaminanti. Infine la fibra viene avvolta in un cilindro e spedita, oppure inserita in un cavo. La produzione di cavi in fibra ottica è piuttosto cara, ma sono molto più piccoli e leggeri dei cavi di rame. Trasportano più informazioni e sono immuni dalle interferenze elettromagnetiche. Inoltre, è più facile scoprire eventuali intercettazioni. Tutto ciò è possibile grazie ad un processo complicato basato su un principio molto semplice: far viaggiare la luce attraverso il vetro. Tra poco a Come è fatto? I mattoni non marciscono, non scoloriscono e sono indistruttibili. Sono un perfetto materiale edile. Ma come si costruisce ciò che costruisce? E l'organo a canne. La complessità della musica prodotta è pari alla sua maestosità, mentre la sua costruzione è un'impresa di ingegneria. A fra poco. Bentornati a Come è fatto. Fra poco conosceremo l'organo a canne. La complessità della musica prodotta è pari alla sua maestosità. La sua costruzione è un'impresa di ingegneria. Ma prima, di fango, ghiaccio, marmo, scisto argilloso, i mattoni sono il materiale edile con cui sono costruite le più grandi città del mondo. Tengono freschi d'estate e caldi d'inverno, ma come si costruisce ciò che costruisce? I mattoni sono spesso composti di scisto argilloso, una roccia leggera che si spacca facilmente in strati sottili. Le macchine da cava scavano in profondità per esporla agli elementi. In questo modo si indebolisce e diventa più semplice da trattare. Una ruota di pietra alta 1,5 metri trita lo scisto argilloso in polvere. Questa ruota macina fino a 50 tonnellate di scisto all'ora. I pezzi vengono lavorati per un'ulteriore tritatura. Nell'impastatrice d'argilla la polvere viene mescolata all'acqua. Il denso impasto entra poi nella macchina d'estrusione. L'impasto viene poi spinto verso un'apertura rettangolare per formare un lungo pezzo continuo, detto pepita. Contemporaneamente si elimina lo strato superiore più duro, che diventerà la faccia del mattone. Una volta cotto, questo scisto grigio assume una tonalità rossa. Per ottenere un colore differente, si ricopre la pepita con sabbia mista ad un minerale d'ossido, come zinco o ferro. Poi si passa un rullo tramato sulla superficie. Questo è solo uno dei tanti procedimenti possibili. Come una ghigliottina, un grande coltello taglia pezzi lunghi 2 metri. Quando il mattone è ancora sotto forma di pepita, dei perni formano questi 3 fori, il cui scopo è quello di diminuire il peso del mattone. Da ogni pezzo lungo 2 metri vengono tagliati 20 mattoni lunghi 7 centimetri. Quelli imperfetti verranno accantonati e riutilizzati. Ora inizia il delicato procedimento di divisione dei mattoni appena creati. Prima vengono separati da un macchinario. Poi, usando delle buste gonfiate ad aria, vengono afferrati, sollevati e poi accatastati. Nel frattempo, l'acqua contenuta nei mattoni inizia a evaporare. Per accelerare questa fase, i mattoni vengono messi in un essiccatore per 2 giorni. L'aria calda proviene dal calore generato dalla fornace, dove saranno cotti i mattoni. La fornace è un forno gigante che cuoce i mattoni a 1040 gradi. We'll be right back.
Dopo un giorno e mezzo, i mattoni sono pronti. La macchina trasportatrice li estrae dalla fornace, ma prima di essere immessi nel mercato, un tecnico ne controlla la qualità. Pesa e misura un campione per verificare le caratteristiche del prodotto. I mattoni sono progettati per assorbire acqua. Se la respingessero totalmente, restringerebbero anche la malta bagnata, utilizzata per incollare i mattoni fra loro. Quindi, per testarne l'assorbenza, un tecnico spezza a metà un mattone e lo pesa prima e dopo essere stato a bagno per 24 ore. Paragonando i due pesi, si può verificare quanta acqua viene assorbita. Dopo aver superato questa prova, i mattoni vengono accatastati in cubi da 5 a 600 pezzi. Ogni mattone pesa 2,5 kg, quindi ogni cubo può pesare fino a un quarto di tonnellata. I mattoni sono tra i più solidi materiali edili. Non marciscono, non scoloriscono e sono indistruttibili. Sono anche efficaci dal punto di vista energetico. Assorbono il calore mantenendoci freschi d'estate e lo trattengono tenendoci caldi d'inverno. Sono il materiale perfetto. La complessità della musica prodotta è pari alla sua maestosità. L'organo a canne è uno degli strumenti più grandi e complessi dal punto di vista tecnico. La sua costruzione è un'impresa di ingegneria e maestria. Un artista crea il progetto. Questo viene poi consegnato a un progettista che mette a punto i disegni tecnici. Le canne dell'organo sono composte da una mistura di stagno e piombo. Lo stagno, il materiale più duro, conferisce vivacità al suono, mentre il piombo, quello più morbido, lo rende più caldo. Gli artigiani versano la lega fusa in una teglia che, una volta estratta, andrà a formare una lastra. Quando la lastra raffredda, i due metalli reagiscono tra loro, creando delle macchioline. Le lastre vengono immagazzinate per dar tempo alla lega di stabilizzarsi. Dopo 2-3 mesi sarà possibile creare le canne dell'organo. Prima si tagliano dei pezzi di metallo, secondo la forma di ogni canna, utilizzando sagome e righelli giganti. Poi ogni pezzo viene piegato con un mandrino. Più è grande l'organo, più saranno le canne. Le canne si dividono in gruppi di 61, corrispondenti a 61 della tastiera. Un organo complesso può avere fino a 10.000 canne. Il costruttore di canne salda a mano, con lo stagno, il corpo di ogni canna. Poi salda il corpo della canna al piede e all'imboccatura, la parte che produce il suono. Il procedimento con il quale si assegna un suono specifico ad ogni canna è detto accordatura. Viene effettuata da un esperto musicista chiamato accordatore, il quale allarga la bocca della canna fino a circa un quarto dell'ampiezza. Poi si immette dell'aria per calcolare l'eventuale rifinitura del timbro. Ora è il momento delle semiere a vento, ossia le grandi casse di legno riempite ad aria dove poggiano le canne. Sotto ogni canna si trova un canale coperto da una valvola, fatta di pelle e posta su una tavola di legno. Quando l'organista spinge un tasto, la valvola corrispondente cade come fosse una botola, permettendo all'aria di entrare nella canna per suonare la nota. Le valvole vengono incollate una alla volta al semiere con colla animale, più flessibile e più veloce ad asciugare rispetto a quella sintetica. Le valvole sono collegate meccanicamente ai tasti dell'organo attraverso lunghe aste di cedro o impianti elettrici. Il segnale elettrico fa sì che gli elettromagneti causino un'improvvisa depressione d'aria, aprendo la valvola a botola che lascia entrare l'aria.
La console è il cervello dell'organo. Al suo interno vi sono tutti i comandi per la tastiera e le canne. I tasti bianchi sono fatti di tiglio e ricoperti d'osso. Quelli neri sono d'ebano o palissandro. Un artigiano regola i tasti utilizzando un peso. Quando si alza, la tensione è giusta. La console, i tasti e tutti gli altri elementi vengono assemblati nella stanza di montaggio. Dopo il controllo, l'organo viene smontato e spedito verso la sua destinazione, dove verrà rimontato. Gli accordatori si recano sul posto per la cosiddetta finitura tonale. Ogni canna viene esaminata e regolata, secondo l'acustica dell'uomo. Per un organo grande e complesso, questa procedura può durare anche alcuni mesi.